piccolo, grande segnale di unità del territorio. Queste le parole utilizzate dalla presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Loraina Bertoni, in occasione della consegna da parte della stessa associazione degli industriali bellunesi di un nuovo automezzo dedicato al trasporto solidale alla Fraternità di Misericordia di Longarone. Una nuova vettura che porta dunque a 4 i mezzi in dotazione a tale realtà operante da oltre 50 anni in provincia, grazie all'impegno dei suoi volontari a supporto delle fasce più fragili della popolazione. Dopo il Covid abbiamo assolutamente capito quanto questa città abbia bisogno comunque di essere sostenuta e dobbiamo assolutamente sostenere anche il volontariato. Questo è un automezzo che permette a tutte le persone in difficoltà, soprattutto gli anziani, di essere accompagnati dove serve e nei momenti in cui serve, ed è un servizio che Confindustria vuole donare attraverso questo automezzo alla propria comunità e soprattutto ai propri anziani. Un sostegno prezioso per il sodalizio longarunese aderente alla Rete Nazionale delle Misericordie, da sempre impegnato a soccorrere chi si trova in situazioni di bisogno e di sofferenza. Andiamo a prendere la gente che non ha possibilità di andare in ospedale perché non ha nessuno che li porta, noi andiamo, portiamo e cominciamo la mattina alle 7 e finiamo la sera alle 5. È stata un'iniziativa validissima. E per noi necessaria, perché le 4 macchine ci servono tutte, per dire adesso 2 sono ancora in servizio, non sono qua, ma sono un grossissimo aiuto. Un'unione di intenti per una comunità sempre più coesa. Nelle nostre aziende, nel sociale c'è bisogno di sostenere le famiglie lavorano nelle aziende, insomma bisogna veramente aiutarsi l'un l'altro e creare una comunità e continuare ad avere una comunità che sia serena e che sappia che c'è il sostegno comunque di tutti.